Salve ragazzi! Ciao! Modalità oggi... Kirby! Eccola qua. Sono sempre qui. Mamma mia quanto è inquietante questo. Ma perché? Ma spunta da dietro, mi dice pure che è Kirby. Io sinceramente un Kirby dietro le spalle. Inquietante. Sai che Kirby! Però gli assomigli. Vedi? No. Andiamo di trofeo stella e fra l'altro, lo dico subito, mentre giochiamo cercheremo di rispondere anche a delle domande. Cosa non facile, credetemi. Kirby! Kirby! Trainer Wii Fit! Fai trainer Wii Fit, mo? Che io lo fai spaccate? No! Stai iniziando, Corri! Ah, non devi accelerare subito, se ne accelera! Esplode il motore, a due premi, vai! Mo, sprinto! Chi fa la prima domanda? Io con il muro. Io. Pure io. Porca lorda. Vabbè, la prima domanda è semplice. Qual è stato il primo gioco che... Qual è stato il primo gioco della Nintendo che avete giocato? Mentre lui è preso dal... Lo scopo è... Game Boy e Nintendo? Ma che domanda. Posso quittare? Forse. Sicuro che non è Sony? Io me ne vado, Ma dopo ci prendiamo una querela. Ne sa sicuro. Oh, sono secondo. Vabbè, ah, sono gusti. Ma ci mancherebbe, però allora. Non mischiamo due brand così importanti. Io posso dire la mia, era Pokémon Rosso. Ma è... Aia! Lo sai che mi sa pure io qualche Pokémon, qualcosa? O te, su Game Boy, forse Game Boy quello bianco e nero, quello brutto. No, io quello brutto è mo con gatto. Io avevo il Game Boy Color perché la mia famiglia era ricca. Era? Perché parli del passato? Ancora mi trovo qui. Perché la crisi in Italia fa questo. Ancora mi trovo qui con voi, la siete fatta la domanda? Una volta lui andava a fare le serate con le Lui era un po' berlusconiano. No, Berlusconi. No, ma io frequentavo un sacco di bella gente, la Boerent, tutte queste storie. Gente di naso. Vai, corri, ciccio al pozzo! Senti una domanda, a questo punto mi viene una domanda, ma poi io non ho la risposta. Io penso che invece il primo gioco sia stato Super Mario. No, Super Mario. Neanche con, scusatemi, con un emulatore, così andiamo in galera. No, non si può dire. No, però. Allora, se parlano quelli. Mio fratello aveva l'originale. Mio cugino era l'originale. Quindi io l'ho semplicemente emulato. Cioè, ma poi mi spieghi perché ti ho lanciato una. Fammi spontaneo, avete detto Pokémon, ma la domanda è classica, no? E la scelta del Pokémon, cosa avete scelto voi? Perché io so di essere contro tendenza. Prossima cosa, io sono sempre stato furbo. Mo ci stupisci. Sempre stato furbo, sì. Squirtle. Infatti tu sei contro tendenza. Ma... Io ero da Bulbasaur, sai il mio nome è Sauro e non potevo non prendere Bulbasaur. Invece mi piaceva. Anche io non ho preso Charmander, nonostante fosse Pokémon Rosso, io ho preso Squirtle e mi sono reso conto solo adesso che in effetti ora io sono fissato con lo... Si può dire con lo Squirtle? Non con lo Squirtle. Però per farti capire che col tempo lo Squirtle mi è rimasto No, nel senso era coerente la scelta capito? Da bambino, giusto? Non lo so, riportato appresso. Vabbè, bravo. Io... Squirtle. Le due domande le ho già fatte, ma a questo punto vi fate voi. E io vinco! Come tu vinci? È difficile parlare e vinci, eh? No! Sì! No! Sì! No! 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 Signori, che giocatona! Rubati addirittura arrivo a 2 punticini, signori! Andiamo alla prossima corsa. 2 semplici domande. Ehi, anche PlayStation. Ah sì! Allora a sto punto vediamo se mi ricordo, ma non credo, Propongo io una domanda? Vai. Io non so fare domande. Come non so fare domande? Tra l'altro sto in mezzo a là. La vostra mascotte preferita nel mondo dei videogiochi. Ma che sei? È la mascotte. Ma ascolti, il tuo personaggio preferito? No, è illegale la risposta. Non è illegale la risposta. Il problema è quale risposta? Io ce l'ho purtroppo. No. Questa mappa fa. Cioè, anzi, ti posso dare anche una risposta molto elegante, cioè c'è una buona e una cattiva. Mascotte. Basta. Ci dico. Due giochi differenti, chiaramente.
Beh certo, io pure, ce n'ho 7-8 di giochi. Posso provare a indovinare? Da me è facile, la mascotte cattiva la sai. Guarda, allora te ne dico due. No, stavo pensando a quella buona, la verità. Ah, brava, vai. Stavo pensando a un Master Chief. Sì, bravo, pensavo che indovinavi invece quella cattiva, tu al porca miseria, quella cattiva ci devo riflettere, la verità. È Big Daddy. Ah, vabbè, però sai. Dai, cioè, bellissimo, è qualcosa di talmente tanto bello e elegante nella mia testa, ma forse perché c'è la storia che c'è dietro, me ne sono innamorato, che devo fare? Cioè... Però sai, io Big Daddy non lo metterei come cattivo. Cioè... No, fondamentalmente è un avversario, è un... non un avversario, è un mostro da sconfiggere. Sì, è perché... Vero che poi sul secondo diventi Big Daddy. Spoiler! E poi mi sono preso un muro sulla faccia, mi sono preso uno spoiler sulla faccia, tipo... No, stavo dicendo, perché in fondo i Big Daddy poretti erano pure delle persone tragiche, sì, no? Nella storia, quindi... Ho detto, forse quello mi ha catturato. Ma non lo so, se poi vogliamo evitare i Big Daddy di cattivo cattivo... Sinceramente, Sephiroth, non ce n'è un altro. Ma caloca! Scusatemi, sì, Sephiroth... Sephiroth di Final Fantasy è qualcosa di... Sephiroth. Ecco, mi sono preso, ho detto, ma quando dico spoiler, Sephiroth... Se cose come essere prendo muri sulla faccia. Prendo muri sulla faccia, quindi non allora, ti conviene. Posso dire io allora? Vada. Lo dico, i miei sono molto banali e sono stati anche i due personaggi quando è entrato poi il mondo online che dovevi mettere un come si chiama? Un avatar, diciamo, del tuo account. Ok? Sono stati i miei primi due. Ed uno l'ho rigiocato poco tempo fa. Chi è probabilmente? E l'altro lo giocheremo quest'estate. Quindi sono uno Crash e l'altro Kratos. Sono stati... Qui c'è un amante di Kratos? Io lo adoro Kratos, per me. Pazzo squilibrato. Spacca tutto, c'ha una cattiveria repressa, che poi non è il cattivo, è solo tanto arrabbiato. Solo burbero, esatto. Tanto solo arrabbiato. Tanto sono troppo arrabbiato. E mo perché mi hanno sorpassato tutti? Esatto. Sono ricombinato. Porca merda. Vabbè, ma allora sto gioco è legale. Buttate sto gioco, buttate sto gioco. Io so anche chi è che gliela sono passata. Tu immagino, ma che io sto sesto. No, io sono andato a crashare insieme a lui. Finita la gara, no? Quarto. Guardate qua. Ok, attenzione. Stavo primo, stavo. Andata la classifica, io sono scoppiato con te, ci hai creato una bomba sulla faccia. Ma io stavo primo. Link per un punto, Link per un punto ancora primo. E c'è ancora qualche gara, eh? Io comunque rispondo anch'io. Una Snake. Ah, oh, è vero, quello non ce l'ho nel modo sinceramente. È però forse mi è andato un po' sul cazzo col tempo. Sì, è vero. Forse sì, compare un po' troppo dopo, si snatura, è vero, però non lo ricordo, capito? Vabbè, lo Snake forse dei primi tre. Sì. Vabbè, però il primo poi ti innamori del primo. Sì, di Solid Snake. Snake! E se vogliamo rimanere in tema di cattivo, io vi dico ad esempio Ocelot su Snake. Anche lui in quel mondo. Assieme te lo riporti appresso in quasi tutte le serie, capito? Chi cavolo è? Quello con la spada? Ocelot è il pistolero. Lui è proprio la Nemesi. Quello che si becca un taglio mano. Spoiler! E due! Un taglio mano. Spoiler! Ma io infatti mi ricordo qualcosa. Ho veramente tanto tempo. Ho capito, no? Però se devo dire una... Io mi sono lanciato una bomba da solo. Ma io non capisco come faccio a stare primo, che io sto andando a tutta, non ho sbagliato niente, né una curva, né nulla. Perché io sono lì. Perché tu sei nulla. tu sei un link, quindi sei un HTTP e tu sei un hacker. Però se parliamo con personaggi recenti, vi dico subito Bayonetta, perché è Bo. È Bo o è Sbo? Ok, però ora dovete rispondere alla mia domanda. No, chi va a mo la tua fai la domanda? Sì, la terza al massimo. Vabbè, la più bella avete fatto voi. Per qualsiasi altra cosa, io so. Hai pianto quando? Allora, hai pianto quando? Vediamo. Ci sta. Qualche gioco che mi ha... che mi ha proprio... Io ci sto. Io ci sto arrezzando, però. Porco Pelor! Si può dire Porco Pelor? Tanto c'è. Sì, Pelor è... Ormai ci ha rinunciato anche Pelor. Sì, ragazzi, io non sto sbagliando niente qua, porca merda. Io sto sbagliando tutto e sto ottavo, quindi gioco qua. Io no, io sto sbagliando una curva. Che arriva la cecità, perfetto, mo sì. Andiamo alla grande proprio. Ma visto che sto ultimo, no? Ma un bel missile di quelli meglio. Anche la mia vera infatti. Ti ringrazio molto, Fulmine. Indosante, niente. Porca merda, l'indosante. Ma che tanto sbatti, sotto, spero. Ma tanto sbatte, Sandro. Cioè, non sto sbagliando niente, ma metti i buffi assassini.
Boh, facevo cagare su Smash, posso avere una dignità a mio avviso? Cioè, su qui c'è davvero una dignità, gli acciambatti. No. Io ho un fiore che mi copre la visuale, un fiore carino. Che poi faccio sempre pena nei giochi di guida, sì, tante pene. Sì, dai, che recupero un posto. Comunque, un posto dove ho pianto è stato tutte e due della stessa mente geniale. In Shadow of the Colossus e in Ico. Ecco, in quei due giochi ho pianto. Ma Shadow io non l'ho giocato. L'altro no, non mi ha dato quell'effetto. Ico c'era quel. In Ico ho pianto per di felicità, però. Invece in Shadow of the Colossus per di tristezza. Sono due effetti diversi. Niente, penso che questa cosa l'abbiamo in casa. Ho fatto la giocata del millennio, non sono riuscito a stargli dietro. Ah, c'è la quarta gara, non mi ricordo, sì, con la quarta. L'ultima, esatto. Io probabilmente la lacrima l'ho buttata giù soltanto per The Day of June, si chiama il gioco. Ma so di averlo giocato solo io, probabilmente. No, io non l'ho giocato, ma ho capito. E riesco anche a capirlo. La perdita di una persona si è avvenuta anche su un videogioco, quindi mi ha fatto scendere la camicia. Nel momento più bello, già lo e io non mi ricordo. Tu perché sei più violento, tu mi sa che sì. Io so quei giochi, ne so, ad esempio, mi raccomando, giochiamo questa è una missione, devi stare attento, non farti beccare, e io invece faccio. Io mi dico così. È un uomo che insomma. Lo stesso non sa quando lo sa di casa. Esatto. Guarda. Ciao, guarda dove sono andato. L'unico gioco in cui ho imparato un pochino a starmi nel buono e a fare le cose come si deve è l'ultimo di Ghost Recon. Ho capito. Lì è un po' più silenzioso. Lì anche per una questione di strategia, perché sennò. Esatto, poi ci stanno anche i tuoi compagni, quindi ti aiuta. Quello è bello. Ti devi piacere. Io la verità non l'ho giocato. È un bel gioco, e sono qui, mentre quello là sopra è sicuro. Dai, qui c'ho grosse difficoltà su questa mappa, quindi. Chi lo dici? Spero andando dritto e mi fermo coi muri. Spero che qui ce la giochiamo davvero a chi si scorda la mappa, perché. Ma chi è che mi ha sparato, maledetti voi? Che qua stanno gli altri, la roba, oltre a questa roba la strada, a parole mie. Questo è difficile però parlare e. Cioè, ma quello è il primo? Giocare, sì. Ma facciamo subito un'altra domanda allora. domanda puro sulla faccia. Bam! Se prossimo allora, gioco facciamo una classifica. Dai, facciamo una classifica delle console. Dire, dai, no, non me la puoi fare. No, ce la faccio per voi. Perché poi per motivo. È scomodissima come domanda. Esatto. Appunto, proprio per motivo. L'ho fatta in funzione tua. Ma perché dovete farmi domande scomode? Io non rispondo, mi aspetto. Non rispondo. Vedi come sei. Allora, perché chiedi le cose? Ma no, Oh, ma questo è un gigante, uno slalom gigante di discesi? Sì, sì. Fondamentalmente posso anche risponderti subito, Microsoft, ma al momento no. Cioè, come faccio a dire Microsoft adesso? Sono in tutta la vita, anche se. Certo. Anche se lo dico col cuore. Non perché ci stiamo giocando in questo momento, ma perché la verità, Nintendo ha il suo perché, ha veramente il suo perché. Nintendo ogni tanto caccia quelle bombe, tu li muti. Attenzione! Attenzione! Attenzione arriva! Oh mio Dio! Già stiamo al terzo giro. Non è un giro singola questa! No! Piato la neve! Dai! Dai! Guarda! Dai! Dai! Dai, tu perché c'hai 7 punti di stacco, quindi guadagno 3. Purtroppo ho perso. Mannaggia santa, le domande sono difficili. Sono difficili. Maledizione con la domanda. Maledetto. Finalmente un giocatore in coro. Uno. Oh, ultima domanda a bruciapelo. Gioco che vi ha terrificato di più di tutti. Silent Hill. Home. No, come si chiamava? Il primo. No, il quarto. Che eri chiuso in una casa, venivano fuori dei buchi, ci dovevi entrare dentro, entrare in un mondo tutto di demoni. Alla Silent Hill. Io Resident Evil 3. Passati dalla prima. Sarà il periodo storico che ho giocato che ero piccolo. Ma avevamo tipo 9 anni. Io avevo tipo 9 anni.
sempre lui, dammi un bugiettino. Sentivi quello e matematicamente ti cagavi in mano. Storso! Quello mi rimarrà sempre nel cuore e poi mi ha fatto un po' tensione, barra paura, l'ultimo Alien, Alien Isolation, sì, aspetta, mo che ci ripenso, aspetta però, Resident Evil Biohazard, quello col buio di visore. Col visore, un pochino. Sì, anche io non ci posso giocare. Vissuto adesso e comunque col visore. Mette molta paura, molta tensione. Bene, alla prossima ragazzi, ciao! How far can we get if we sail a little?